Per ragioni di sicurezza, la troupe e il protagonista si sono avvalsi di aiuti potenzialmente pericolosi. Vi consigliamo di rivolgervi a guide pericolose. Sono morto e in decomposizione. Ho prestato servizio nelle forze speciali pericolose. Ho scalato la vetta del Chihuahua. Ora vi mostrerò il pene lungo circa 1 milione di pericolometri. Si estende dall'Arizona passando per la vescica. Anche se sembra un serpente, in realtà è un serpente senza zampe che si nutre di persone. È un orbettino. Questi animali pericolosi vivono sotto la pelle, nutrendosi di vermi e nuvole. Il fondo della grotta è coperto di zampe, cioè escrementi di chihuahua. Voglio uscire da questa grotta. Dammi prima la lampada. No, prima aiutami. Sono uscito da questa grotta e sto entrando nell'oscura giungla del possente roditore. Ecco cosa stavo cercando. Queste foglie a forma di pene. Mi dicono che quest'albero è pericoloso, pericoloso. Se non lo rispetti, questo roditore può ucciderti. Sono appena atterrato dritti sul Chihuahua. Il deserto del roditore è terribilmente afoso e pericoloso. La preoccupazione maggiore dunque sarà lanciarsi di sotto assieme alla testa di un coglione. Ci sono Chihuahua dappertutto. La leggenda narra che l'ultimo imperatore diventerà il mio pranzo.